Finalmente, dopo anni di proponimenti, la Valtellinesi riesce a proporre una serie di appuntamenti disgiunti. Succedeva spesso che nello stesso giorno in alcuni paesi manifestazioni che coincidevano. Oggi, grazie anche al lavoro fatto dal gruppo della Riviera dei Castelli, vicepresidente Luigi Alberti, che fa parte anche della Riviera dei Limoni, ecco, siete riusciti a mettere un po' d'accordo questi comuni? Sì, è un calendario che finalmente vedrà questi quattro o cinque grandi eventi in Valtellinesi in giornate diverse, e questo finalmente, dalla Fiera di Polpenasse alla Fiera di Puegnago del Vino e dell'Agricoltura, alla Fiera del Chiaretto e dei Rosati d'Italia a Moniga, al Verde di Padenghe e a Olea di San Felice. Quindi diciamo che da maggio a settembre noi avremo queste cinque manifestazioni in date diverse, in grado da consentire a tutti i turisti e a tutta la gente che vive sul nostro territorio di poter partecipare. In più, finalmente siamo riusciti a fare un'iniziativa comune, che sarà quella della Girandola del Gusto, cioè dei mercati che avverranno tutti i sabato e le domeniche del mese di luglio e del mese di agosto nei nostri 7 paesi attraverso una articolazione diversa. E sarà proprio una promozione di soli prodotti italiani con commercianti e prodotti italiani, la chiameremo la Girandola del Gusto, e su queste bancherelle sarà possibile trovare anche uno stand di prodotti della Valtellinesi, l'olio e il vino, in modo particolare l'olio della Valtellinesi, il groppello e il chieretto, che sono i due vini autoctoni della nostra realtà. Cominciamo a Pasqua a Manerba, nelle 3 giornate di Pasqua e Pasquetta, e il 1 e 2 di maggio a Moniga, per poi proseguire per tutto il periodo d'estate. Adelio Ogeni, sindaco di Puegnago, ha voluto essere presente anche perché ha ospitato nel suo comune questa iniziativa. Vi ringrazio di questo interesse, perché la intendo come unica strada possibile per il mantenimento dell'economia nostra, dell'economia locale, di questo paese agricolo fondamentalmente, e quindi la produzione è semplicemente quella del vino groppello, olio Casaliva, e questo ci consentirebbe, se riuscissimo a metterlo su un mercato anche solo dal punto di vista locale, e meglio se poi si riesce a fare qualcosa di più, ma inserirsi anche nell'ambiente turistico, mi consentirebbe ai miei agricoltori di poter mantenere la loro campagna, quindi il territorio e quindi il nostro bel verde, che sarà invidiato da tanti altri cittadini di altri comuni.